In questa lezione approfondiremo il concetto di acido debole e di base debole. Iniziamo ricordando le definizioni che avevamo dato nella lezione precedente. Un acido o una base forte sono sostanze che in acqua si dissociano completamente. Se consideriamo un acido forte generico HA, questo reagirà con l'acqua cedendo uno ione idrogeno. L'acqua quindi si trasformerà in H3O più, poiché si comporta da base e accetta lo ione idrogeno, e l'acido HA si trasformerà nella sua base coniugata A meno, poiché ha perso uno ione idrogeno. Una base generica B acquisterà uno ione idrogeno dall'acqua, trasformandosi in ione BH più, mentre l'acqua avrà perso uno ione idrogeno e si trasformerà nella sua base coniugata OH-. Queste reazioni vanno a completezza, cioè tutte le molecole di HA che noi mettiamo in soluzione le ritroviamo come H3O più e come A-. Non rimarrà cioè nessuna molecola di acido non dissociato. E lo stesso vale per la base. Tutta la base che metteremo in soluzione la ritroveremo come BH più. Nessuna molecola di base rimarrà indissociata. Nel caso di un acido debole o di una base debole, questo non è più vero. Come possiamo vedere dalle frecce, questa è una doppia freccia di equilibrio. Mentre prima avevamo una singola freccia che ci indica che la reazione va completamente dai reagenti prodotti, questa reazione è un equilibrio. Questo cosa ci indica? Ci indica che per un acido debole, se io metto un certo numero di molecole HA in soluzione, solamente una parte andranno a trasformarsi in ameno, mentre un'altra parte rimarrà indissociata. La stessa cosa vale per una base debole. Per esempio, su 10 molecole di base che io metto in acqua, 8 rimangono indissociate come base B, mentre 2 acquistano uno ione idrogeno diventando BH+. Possiamo quindi definire una nuova grandezza, che chiamiamo grado di dissociazione e indichiamo con la lettera alfa. Il grado di dissociazione è pari al numero di molecole dissociate diviso il numero di molecole iniziali. Alfa ovviamente può variare da 1 a 0. Varrà 1 quando tutte le molecole saranno dissociate. In questo caso le molecole iniziali e le molecole dissociate sono le stesse e quindi il rapporto vale 1. Vale invece 0 quando la nostra sostanza non si dissocia per nulla, per cui moli dissociati sono 0 e le moli iniziali sono quelle iniziali. Per un acido o una base debole, questo grado di dissociazione avrà quindi dei valori compresi tra 0 e 1. Se consideriamo un acido HA che si dissocia, ad esempio, per il 10%, il grado di dissociazione sarà 0,1, perché su 100 molecole iniziali, 10 se ne sono dissociate. Ci dobbiamo ora chiedere come fare a determinare quanto forte o quanto debole è un acido? Esiste cioè una grandezza che ci permette di definire effettivamente quanto un acido si comporta da acido debole o da acido forte, o una base da base debole o da base forte? Questa grandezza ovviamente esiste ed è la costante di acidità o la costante di basicità nel caso delle basi. Dato che per un acido debole o una base debole la reazione di dissociazione acquosa è un equilibrio, ci converrà appunto esprimere la forza di un acido debole o di una base debole in relazione alla sua costante di equilibrio. La KA, quindi, costante di acidità, sarà semplicemente la costante di equilibrio per la reazione di dissociazione acida. Quindi sarà data dal prodotto tra A- e H3O+,
fratto i reagenti. Dato però che l'acqua è un liquido puro, non va nelle costanti di equilibrio. Di conseguenza la eliminiamo. E nella costante comparirà soltanto la concentrazione di HA al denominatore. Lo stesso vale nel caso di una base debole. In questo caso possiamo definire una KB che è pari al prodotto tra le concentrazioni di OH- e di BH+, diviso la concentrazione di base B. Anche in questo caso l'acqua non la consideriamo, poiché è un liquido puro. Vi ricordo infatti che nelle costanti di equilibrio solidi puri e liquidi puri non vanno scritti. Più forte è l'acido, più grande è la K ovviamente. Per un acido forte, all'equilibrio la concentrazione di H3+ e di A- sarà molto grande e la concentrazione di HA sarà molto piccola. Per un acido forte, questo rapporto tenderà a infinito, poiché HA tende a zero. Lo stesso vale per la KB. Per una base forte la KB sarà molto grande, perché B sarà molto piccolo e BH+ e H- saranno grandi. Dato che quando trattiamo di acidi deboli e di basi deboli, spesso le costanti possono essere rappresentate con numeri anche molto piccoli, a volte è utilizzata la pKa o la pKb. Come abbiamo visto nella scorsa lezione, in chimica il pi piccolo indica sempre l'operatore meno logaritmo. Di conseguenza la pKa sarà semplicemente meno logaritmo della costante di acidità. In questa piccola tabella vi ho mostrato alcune KA di alcuni acidi comuni e alcune KB di alcune basi. Se consideriamo l'acido solforico avremo due costanti di acidità, poiché ci sono due protoni. La prima costante di acidità sarà molto maggiore di 0, il che ci indica che è molto facile per l'acido solforico perdere il primo protone. Perdere il secondo protone invece è più difficile. Infatti vediamo che la KA con 2 vale solamente 10 alla meno 2. Se volessimo esprimere la pKa, potremmo dire che la pKa con 2 vale 2, semplicemente. Se consideriamo la base forte NaOH, la sua KB sarà molto maggiore di 0, perché è una base forte, abbiamo detto. Per una base debole come l'ammoniaca, ad esempio, la KB invece vale 1,8 per 10 alla meno 5, che è curiosamente lo stesso valore della KA per l'acido acetico, che è anche lui un acido debole. Come possiamo fare dunque a calcolare il pH di una soluzione di acido debole o di base debole a concentrazione nota? Per risolvere questo problema ci viene utile impostare uno schemino che ci indica come l'equilibrio si sviluppa durante la reazione. All'inizio tutto l'acido è presente in forma indissociata. Quindi, se la concentrazione iniziale di acido è Ca, prima che avvenga la reazione la concentrazione dell'acido sarà Ca, la concentrazione della sua base coniugata sarà 0 e la concentrazione di H3+ ovviamente sarà 0. Una volta che l'acido inizia a reagire con l'acqua, cosa succederà? La concentrazione di acido deve diminuire. Perché? Perché una parte si dissocia. Questa parte noi non la conosciamo a priori e quindi la indichiamo con X. Al tempo stesso la base coniugata invece aumenterà. Se all'inizio era 0, la sua concentrazione ora diventa X. Dalla reazione infatti vediamo che da una mole di acido acetico, ad esempio, si forma una mole di acetato. Quindi se la concentrazione di acido acetico diminuisce di X moli litro, la concentrazione di acetato aumenta di X moli per litro. La stessa cosa vale per H3+. Vediamo che per ogni mole di acido acetico che si dissocia, si forma una mole di H3+. Quindi se si dissociano X moli, si formeranno anche X moli di H3+. Alla fine dunque,
La concentrazione di CH3COOH sarà quella iniziale meno quella dissociata, quella di acetato sarà pari alle mol dissociate, quella di H3O+ sarà pari alle mol dissociate. Ricordando l'espressione della costante di equilibrio, possiamo inserire le concentrazioni che abbiamo trovato. A- corrisponderà a X, H3O+ corrisponderà a X anche lei, HA corrisponderà a CA-X. Ricordiamo che ovviamente nelle costanti di equilibrio vanno scritte le concentrazioni di equilibrio, non le concentrazioni iniziali. A questo punto otterremmo un'equazione di secondo grado da risolvere. Siccome può essere abbastanza lunga da risolvere completamente, in molti casi può essere utile fare delle approssimazioni. Dato che stiamo parlando di un acido debole, è lecito aspettarsi che il valore di X sia molto piccolo rispetto a CA. Se accettiamo questa approssimazione, allora possiamo scrivere che KA è uguale a X al quadrato diviso CA. Di conseguenza X, cioè la concentrazione di H3O+, è uguale alla radice del prodotto tra la costante di acidità per la concentrazione analitica dell'acido. Lo stesso procedimento vale ovviamente per una base, con l'unica differenza che faremo attenzione a utilizzare la KB e ovviamente la X che troveremo non sarà più H3O+, ma OH-. Ovviamente bisogna sempre controllare che l'approssimazione iniziale sia valida. Cioè, una volta trovata X, bisogna verificare che effettivamente sia molto più piccolo rispetto a CA. Chiediamoci quindi come calcolare il pH di una soluzione di ammoniaca 0,1 molare, di cui sappiamo la costante di basicità, 1,8 per 10 alla meno 5. La reazione che ci interessa ovviamente sarà quella di dissociazione dell'ammoniaca in acqua, dato che non ci sono altre sostanze in soluzione. L'ammoniaca è una base, di conseguenza accetterà uno ione idrogeno dall'acqua e si trasformerà in ione ammonio. Allo stesso tempo l'acqua perderà uno ione idrogeno e si trasformerà in ione OH-. All'inizio, prima che avvenga la dissociazione, la concentrazione di ammoniaca è quella iniziale pari a 0,1 moli. 0,1 molare. Una volta che è avvenuta invece la reazione di dissociazione, la concentrazione di ammoniaca diminuirà di una quantità x e quindi diventerà 0,1 meno x, in cui x è la quantità di ammoniaca che si è dissociata. La concentrazione di ione ammonio diventerà x. La concentrazione di ione OH- sarà sempre x, poiché da una mole si forma una mole di NH4+ e una mole di OH-. Scriviamo quindi la costante di basicità, che sarà il prodotto tra OH- e NH4+, diviso la concentrazione di ammoniaca all'equilibrio. Di conseguenza potremmo scrivere che la KB è uguale a x al quadrato diviso 0,1 meno x. Se non vogliamo risolvere questa equazione di secondo grado, possiamo fare un'ipotesi. La nostra ipotesi è che, dato che l'ammoniaca è una base debole e ha una costante abbastanza bassa, allora la concentrazione di X probabilmente sarà molto minore rispetto a 0,1, che è la nostra concentrazione iniziale. Di conseguenza, approssimeremo x quadro fratto 0,1 meno x a x quadro su 0,1. Applicando quindi la formula approssimata, possiamo trovare che la concentrazione di X, cioè la concentrazione di OH-, è pari a 1,34 per 10 alla meno 3. Di conseguenza il pOH è pari a 2,87, cioè meno logaritmo della concentrazione di OH-. Notiamo bene come la concentrazione di OH- che abbiamo trovato è 100 volte più piccola rispetto alla concentrazione iniziale di ammoniaca.
Il che ci permette di dire che l'ipotesi che abbiamo fatto inizialmente è verificata, cioè x è molto più piccolo rispetto a 0,1. Possiamo ora passare a trovare il pH. Basta ricordarci che esiste una relazione tra pH e pOH, che questa relazione è che il pH è uguale semplicemente a 14 meno il pOH. Di conseguenza, il pH della soluzione sarà 11 e 13, cioè un pH basico. Ricapitoliamo quindi le approssimazioni che abbiamo fatto per giungere a questo risultato. Una prima approssimazione l'abbiamo fatta in maniera sottile. Abbiamo già detto che OH- all'inizio è 0. Questo in realtà non è vero. Perché? Perché l'acqua sappiamo che per una piccolissima percentuale si dissocia anche lei. Sappiamo che esiste una reazione di autoprolisi dell'acqua. Tuttavia, abbiamo anche visto nella scorsa lezione che la costante di equilibrio di questa reazione è 10 alla meno 14, che rispetto alla nostra costante di equilibrio Kb, 10 alla meno 5, è molti ordini di grandezza più piccola, ben 9 ordini di grandezza più piccola. Di conseguenza possiamo fare una prima approssimazione che all'inizio la concentrazione di OH- vale 0. La seconda approssimazione che abbiamo fatto è che x è molto minore rispetto alla concentrazione iniziale di base, cioè x molto minore di 0,1. Abbiamo poi visto che questa approssimazione effettivamente è valida. È importante tutte le volte che si applicano delle approssimazioni verificare successivamente che la ragionevolezza della nostra ipotesi sia verificata. Nella prossima lezione proveremo a svolgere alcuni altri esercizi che riguardano il calcolo del pH di miscele di acidi e basi deboli e acidi e basi forti. Arrivederci.